Non c'è niente da fare, occorre aver scoperto di essere piccoli, piccolissimi, per poter essere grandi nel regno dei cieli, cioè per poter sperimentare fino in fondo, già da qui, le primizie del regno dei cieli, del regno che ci aspetta, del nostro destino eterno, della comunione intima con nostro Padre nel suo Figlio Gesù Cristo. Occorre aver sperimentato di non essere grandi, ma di essere davvero piccoli, piccoli come un bambino, quindi bisognosi di tutto, in tutto dipendenti, esattamente quello che l'uomo della carne, l'uomo dell'orgoglio, della superbia, non può accettare, di dover dipendere da un altro. Ma se tu ed io non vogliamo dipendere dagli altri, se tu ed io pensiamo illusi di essere così grandi e così potenti da poter fare per conto nostro che stringendo i pugni otterremo quello che vorremmo, eccetera, cediamo alla superbia, vivremo da uomini stolti, incapaci di gustare l'aiuto di Dio, di gustare la tenerezza, la pazienza, la protezione dei nostri angeli custodi. Di quegli angeli che sono sempre con il volto rivolto davanti al Padre e contemporaneamente con gli occhi rivolti a noi. Per cui gli angeli custodi, il tuo angelo custode, l'angelo custode di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, dei tuoi fratelli, l'angelo custode che ci accompagna passo dopo passo e ci protegge come un'antenna precisissima, percepisce ogni pericolo che stiamo per affrontare e lo trasmette a nostro Padre. E così attraverso l'angelo sia lui stesso a proteggerci. Sì, fratelli, perché tutti noi abbiamo un angelo custode. Il problema è che non sapendolo o dimenticandocene, viviamo stoltamente, viviamo cioè pensando di doverci proteggere da soli, di dover difenderci da soli, che i nostri figli devono imparare a difendersi, che dobbiamo farci giustizia da noi, che dobbiamo noi preparare le strade per ottenere quello che vogliamo. Invece i piccoli già sperimentano qui il regno dei cieli, perché già sperimentano di essere protetti, amati, custoditi costantemente dal loro padre attraverso gli angeli custodi. Possono affidare i propri figli, affidare le persone care, affidare se stessi alla loro protezione. Per questo, coraggio, chiediamo a Dio la grazia di scoprirci per quello che siamo, piccoli e bisognosi di aiuto, dipendenti in tutto da Dio, quindi dalla protezione del nostro angelo custode. Insegniamo questo ai nostri figli, annunciamo questo a tutte le persone che sono angosciate. Abbiamo un angelo che ci protegge, un messaggero, un ambasciatore di nostro Padre che ci ama infinitamente e non permetterà che il giusto, cioè il giustificato, l'amato, vacilli.